si allarga il numero di dimore e giardini storici inseriti nella rete della Regione Lazio. Con il nuovo accreditamento si aggiungono infatti altri 12 siti tra palazzi, ville, complessi architettonici e paesaggistici e parchi di enorme valore storico ed artistico, portando a 171 il numero degli accreditati totali nella Regione Lazio. Luoghi di grande fascino che in questi anni stiamo contribuendo a valorizzare e promuovere per dare nuovo lustro a un patrimonio unico che interessa tutte le province del Lazio, ha detto il presidente della regione Nicola Zingaretti. Le nuove dimore accreditate sono in provincia di Latina, come l'ex monastero delle Clarisse di Sezze, già residenza della comunità delle Clarisse, che presenta una serie di ambienti risalenti al 4 e 500, e in provincia di Viterbo, Palazzo Farnese, la cosiddetta rocca del comune di Valentano, in posizione panoramica sul punto più alto del borgo, ampio complesso, già rocca difensiva con annessi giardini. A Roma, ad esempio, la casa di riposo Santa Francesca Romana, a Trastevere un vasto complesso con giardino e importanti strutture medievali di proprietà degli eredi della famiglia Doria Panfili, e così proseguendo. Con l'accreditamento alla rete delle dimore e dei giardini storici del Lazio, ha proseguito il presidente, questi luoghi straordinari potranno prendere parte alle tante azioni, attività ed iniziative, dai bandi per la concessione di contributi volti alla ristrutturazione e riqualificazione dei siti, come quello in uscita la prossima settimana, fino alle giornate di apertura straordinarie promosse dalla Regione per valorizzare e dare maggiore visibilità a dei luoghi di rara bellezza, ma spesso poco conosciuti o fuori dai circuiti turistici tradizionali. Dal 2019 sono stati stanziati oltre 3,3 milioni di euro per 77 interventi, di cui 13 già conclusi, risultati importanti che rientrano all'interno di quel grande disegno di promozione e salvaguardia del patrimonio culturale, storico ed artistico del territorio. È in uscita quindi la prossima settimana il nuovo avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici del Lazio, con il quale, grazie ad uno stanziamento totale di oltre 890.000 euro, verranno finanziati interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, interventi per il miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dei siti, ma anche di sistemazione del verde e del paesaggio.